portato queste macchine a 100 ragazzi in Corleone, dalla quinta elementare a prima e seconda licei, e abbiamo detto andate e fotografate la vostra Corleone, la Corleone che conoscete voi, quella che noi non possiamo vedere, quella di cui voi siete fieri, perché nell'immaginario di tutti solo il nome Corleone evoca un buco nero, no? Quanto di peggio possa esprimere la società italiana. Ma a Corleone non c'è solo mafia, non ci sono solo mafiosi, a Corleone c'è la cooperativa lavoro. Solo e ci sono questi ragazzi che sono la meglio gioventù di Corleone. Non si fa storia, non si fa storia. Non è una cosa da studiare sui libri di storia per l'interrogazione del giorno dopo. Come non si fa geografia quando si parla di mafia o quando si parla di legalità. Troppo comodo alzarsi e puntare il dito sul Sud Italia. Troppo comodo per ciascuno di noi dire Sicilia, mafia. Come si chiama quella della Puglia, Sacra Corona Unita, mi pare. Come si chiama quella della Campania, Camorra. Come si chiama quella della Calabria, Andrangheta. 6:30 a casa stasera. L'ho rimediata pure la geografia e la storia. Non è questo il punto. Ragazzi, non è questo il punto. Non è il punto 68 anni fa, non è il punto oggi, non sarà il punto per i prossimi 68 anni. Cioè il punto che siamo chiamati all'etica della responsabilità individuale. E la responsabilità individuale non è qualcosa che si compra al mercato o al supermercato o si trova su Twitter o si guarda su Facebook. L'etica della responsabilità la si costruisce giorno per giorno nella conoscenza, nell'apertura, nello stare insieme, nel mettere in discussione le nostre idee, avere una visione critica della nostra quotidianità. Lo strumento attraverso cui si fa, lo si fa attraverso la scuola. Allora, il Centro Sguardi è un progetto che coinvolge tutti noi ragazzi di tutte le età con le ragazze. Cioè, ci hanno dato delle macchine fotografiche su Getta e abbiamo avuto 3 giorni di tempo per girare Corleone e fotografare tutto ciò che volevamo. Con questa possibilità abbiamo dimostrato che Corleone non è tutto ciò che si vende tipo mafia, è una città normalissima come tutte le altre. È molto bella da visitare. Un saluto per Scandicci TV. Ciao!